Scusate se bevo il nocciolino, ma oggi ho avuto una giornata un po' particolare. Made in Taiwan. Ah, ok. Siamo dentro la pallina con la neve, no? Le classiche. Sono qua adesso. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. Ah. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Una macchina finta. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Ah, sì, siamo andati avanti praticamente. Che quello delle bottiglie era una rottura di scatole comunque. Qua faceva niente, no. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Sì, qua quando gli aveva dato la fotocamera del padre. Poi abbiamo fatto la foto. Ti fa rivivere alcune parti. Destiny. Eh sì. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or storms coming? Una tempesta. Start from the beginning. Tell me everything. Let's talk about your superpower. Ah, già qua. Questa è stata una delle parti più belle, secondo me. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, girl one. Show me the way to Chloe's cave. Chloe's cave. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Ciao. Max, do you know how awesome this is? Come va? Eh no, infatti qua era svenuta. Max, here, let me help you find a place to chill. You freaked me out there. Do you feel any better now? Basta. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Mamma mia. I'll be your faithful chauffeur. Sì, un po' stanca, vabbè, ma dopo una giornata così è normale. Almeno una delle cose che dovevo fare è andata, dai. Più che altro sono rimasta male che in questa parte ho saltato la parte delle bottiglie. Senza neanche accorgermene, sono andata direttamente a finire la parte qua. Vabbè. Ah già. Quando aveva aperto la porta. Che poi sono belli questi. Questi mini quadri, possiamo dire, perché sono della specie di diorama dove lei rivive alcuni ricordi con Chloe. Sono dei diorama parlanti. Did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's about cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing. Ah, sì, il bagno. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Let's call it a draw. I'm gonna
freeze my ass off when I get out. Quando siamo scappati. Praticamente per vedere il riassunto di questo gioco basta vedere sta parte, o quasi. O meglio, il riassunto tra loro due. Wish we could just hang out all morning if we used to. Maybe we should get up. I have to get back to the direi proprio di sì, eh. I double dare you. Kiss me up. Ah, sì. You're hardcore, Max. Questo era un'opzione. Ciao, da. You're such a dork. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. E questo era il camper di Frank. Infatti. I can't believe she was banging Frank. Nessuno l'avrebbe immaginato. Qui è la parte in cui purtroppo il padre di Chloe è deceduto, che lei sapeva e tutto il resto. Poi questo è l'altro mondo in cui c'era l'altra Chloe, sempre per scelta nostra. Ciao Red. Vabbè, ho passato dall'altra parte. Mamma mia. Questa è sempre la parte più brutta del gioco. A parte Kate, che vabbè, meno male la puoi salvare, ma in questo caso non potevi salvare in ogni caso Chloe. I've heard the doctors talking about it when they thought I was knocked out. So I know I'm just putting off the inevitable while my parents. È vero, sì, che aveva chiesto questa cosa. This isn't how I want things to end. What? Chloe, you're back. Eccola qua. I'm so glad. Ecco, questa è la Chloe che preferiamo. You sound high, but thanks for the morning grove. Ecco. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Sì, praticamente è tutto riassunto qua. Qua è quando hanno scoperto delle vittime. Che Victoria doveva essere la prossima, ma poi alla fine la prossima non è stata Victoria. Mamma mia. È stato uno shock la prima volta che ci giocai. Max, dobbiamo trovare quel posto ora. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Rachel. Ecco qua. No, Rachel, no, no, please not her. Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm sorry. Cioè, non posso andare più di così. I loved her so much. How can she be dead? Un brutto mondo. What kind of world does this? A volte è ingiusto. Purtroppo, ma è così. Ok. Come on, Max, we're almost there. Siamo all'ultimo, credo. Penso di sì, perché Max si muove, quindi. Sì. Ce l'abbiamo fatta a uscire da questo disastro. Max, Max, can you hear me? Please say something. Tenetevi pronti, perché lascerò scegliere a voi. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. Sì, praticamente siamo alla fine, perché ho saltato la parte delle bottiglie senza volerlo.
Non ho fatto tutto il giro, allora mi è saltata una piccola parte, vabbè. Alla fine quella era una roba che non c'entra niente. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. All I really created was just death and destruction. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Non è vero, sì. Max. Però l'effetto pioggia sui vestiti e anche sulla pelle è fatto benissimo. Nonostante sia uno stile abbastanza particolare di, diciamo, disegno. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. Praticamente si è resa conto di tutto adesso. Cioè, la cosa mi fa un po' sorridere perché tutte queste cose poteva capirle anche un po' prima. Però vabbè. So many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Con tutte le guerre che ha fatto con sua madre e tutto quanto. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've un po' di casini. I think I should accept my fate. Un po' tanti. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe. Siete pronti? Fra un pochino c'è la scelta, eh? Ciao! Dove vai? Quadrato o cerchio? Ditemi. La sacrifichiamo o sacrifichiamo la città? Ok. Ludovico? Siamo in tre, quindi alla fine... dovrò dire io l'ultima parola. Però chiedo lo stesso per... giusto per farvi giocare anche a voi. Ok. Allora, siccome Arcadia Bay, nel caso mio di Dario, l'abbiamo già visto, noi faremo a sto giro quadrato. La prossima volta, Ludo, ricordami, per qualsiasi gioco, la tua decisione è quella giusta, ok? Così facciamo un po'. Tanto Life is Strange li porterò tutti, non vi preoccupate. Allora, sacrifichiamo Chloe. Max,
It's time. Chloe. I'm so Visto? Sorry. I don't want to do this. I know, Max. But we have to. We have to save everybody. Okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Che alla fine tutto il gioco, tutto, ti fa capire che devi sacrificare Chloe. C'è niente da fare. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. Always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Sacrificando lei, le cose, tante cose non dovrebbero più succedere. Invece in caso contrario era lo stesso casino, ma c'era Chloe. E poi alla fine non cambiano molto da un finale all'altro, però. No, infatti. Beh, oddio, se dovessi scegliere io la città, la sacrifico. Poi dipende da quanto sono legata all'altra persona. Solo che qua in ogni caso ti fa vedere che questa cosa sarebbe successa. Purtroppo. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Qua siamo ritornati per l'ennesima volta da capo. I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. Like. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Questa è proprio poi una tortura perché senti la tua amica che purtroppo fa una brutta fine. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ecco. Max può sempre dire che è stato Nathan, almeno quello. E niente ragazzi, questa è un'altra delle parti più brutte secondo me di questo gioco. Ma è anche il finale un po' più realistico, purtroppo. Tanto dopo andiamo a vedere quello che hanno scelto i giocatori e immagino che quasi tutti hanno scelto di sacrificare la città piuttosto che lei. Perché Chloe è un personaggio che ha, come abbiamo visto tutti, dei problemi, ma si fa amare a modo suo. Divertirò con il copyright, ma ormai ci sono abituata a questo gioco.
Che ironia della sorte, abbiamo evitato un funerale e ne stiamo vedendo un altro. Praticamente. Ah, Ludo, sono riuscita ad entrare per prendere il Pokémon nuovo su Pokémon Unite, eh. Ci sono entrata per caso, visto che c'era, e l'ho presa anch'io. Hai visto ogni tanto? L'ingegno vince. Va bene. Sì, no, non ho avuto ancora il tempo di provarlo. Me ne ero accorta tipo 2 o 3 giorni prima, allora ho contato i giorni, cioè ci sono entrata praticamente tutti i giorni e poi ho fatto la cosa. Cioè l'ho riscattato. Poi se non ricordo male, se moriva Kate facevano lo stesso vedere il cimitero di Arcadia Bay. Non so, non mi ricordo però. Cioè, non vedevi Kate lì praticamente. Logicamente. Mamma mia. Sì. Però alla fine Rachel non riusciamo comunque a salvarla, in ogni caso. Quindi vuol dire che Max è tornata poco prima della morte di Rachel, probabilmente. O poco dopo. Perché proprio non si riesce a salvare in ogni modo. Perché io non la vedo tra loro. Quindi alla fine. Frank. La Madonna, così gli è successo al collo. Non me ne ero accorta di quella ferita lì. Brutta, sì. Che dite, la volta buona che iniziamo The Last of Us? Parte 2? Mio Dio, sorridere a un funerale non è proprio il massimo, però. Polarized. Allora, vediamo cosa hanno scelto gli altri. Il 48% ha deciso di sacrificare Arcadia Bay, mentre il 52% Chloe, perché purtroppo, abbiamo detto prima, è il finale giusto. Ok, basta, solo questo, possiamo uscire. E niente, abbiamo finito Life is Strange, il primo. Ovviamente ho il prequel. Quindi useremo Chloe.
E se volete possiamo fare durante la settimana un Life is Strange, magari o il mercoledì o il venerdì, e The Last of Us dall'altra parte. C'è qualcos'altro? No. Perfetto, allora io questa parte di live la chiudo qua. Vabbè, è inutile chiedervi cosa ne pensate perché questo gioco lo conosciamo tantissimo, cioè è famosissimo, a me è piaciuto tantissimo tra quelli che ho giocato. Poi vabbè. Tu, Ludo, hai giocato altri Life is Strange? Se sì, qual è il tuo preferito? Dario l'ha giocato con me praticamente, quindi so già quello che pensa. Do giusto questi pochi minuti per parlare. Ok, qual è il tuo preferito? Così archiviamo questo e passiamo all'altro. Che spero di aver messo il disco perché sennò. Ok, il 2 dicono tutti che è quello che fa, che è meno bello, insomma. Quindi, boh, non so. Ok, allora. Il primo, ok, va bene. Detto questo, ci vediamo alla prossima live, cioè tra pochissimo con Life is Strange. Scusatemi, The Last of Us parte 2. Oh, mi devo impuntare in qualche modo. Cerco di togliere un po' la musica perché sennò. Ma Before the Storm è ancora più bello. Perché Before the Storm, per quanto mi riguarda, è bello. Per il fatto che c'è la novità degli insulti e tutto quanto, ma non è ai livelli di questo, secondo me. Quindi, no, direi no. Almeno per quanto riguarda quello che penso io. Poi bisogna vedere gli altri e poi farò una classifica di quelli che mi piacciono di più e quello che mi piacciono di meno. Ok, ora che abbiamo parlato di questo, chiudo questa diretta di Life is Strange e ci vediamo tra pochissimo con The Last of Us parte 2. Arrivo subito, eh!